qua ragazzi, bentornati nel canale di Danix. Torniamo con Car Meccaniche Simulator 2015. Allora, proseguiamo nella riparazione di questa macchina. Ci eravamo lasciati nell'ultimo video che dovevamo montare un bel po' di cose, che avevamo avuto un po' di problemi. Allora, adesso partiamo con i pezzi nuovi subito. Allora, adesso è tutto da rimontare, quindi sarà un bel casino, però abbiamo smontato mille mila pezzi. Questo lo monto visto che ci siamo. Mettiamo anche questo. Sì, aveva proprio problemi al motore questo, cioè ha distrutto tutto questo. No, qui mi disturba proprio questo cazzo di tubo, quindi levalo. Altrimenti non mi fa montare, quindi un po' dove cazzo è l'altro pezzo qui. Perfetto, uno e due. Andiamo a montare anche questo tubo visto che ci siamo. Perfetto, allora poi l'abbassiamo e montiamo i pistoni, perché aveva anche un pistone rotto questo rincoglionito che stava riparando la ha portato la macchina, quindi 1, 2, 3, ed eccolo là l'altro che appunto poi gliel'ho già comprato e adesso è a posto. Adesso io voglio vedere se è a posto veramente, perché se no ti ammazzo. Testata motore R4. Pistone con biella, vabbè, io te li ho cambiati, perché cazzo stai dicendo ancora che hai problemi, no? Ma qui l'abbandono, cioè, perché se non riesco. Sì, aveva quei due pistone con biella, albero a gomito, quindi vediamo un attimo. Pistone con biella l'ho fatto, testata, motore R4, albero a gomito. Testata, motore R4 l'ho fatto, perché cazzo stai dicendo. Forse perché gliel'avevo tolta. Sì, forse perché l'avevo smontata. Vabbè, rimontiamola, vediamo un po'. Perché gliel'avevo cambiata, quindi sono un po'. Infatti, pistone con biella, però non l'ho ancora. Non me lo dà ancora perché forse c'è da montare ancora un po' di cose. Vediamo un po'. Se siamo a posto, perché qui è un fottuto casino, eh. Vediamo un po', ma qui continua a dirmelo pistone con biella, perché? Perché? Allora c'è ancora qualche pezzo che non ho messo, vediamo un po'. Vediamo un po'. Mi dà tutto a posto, vediamo l'inventario. Pistone con biella l'ho messo, perché cazzo stai dicendo che non è messo, scusa. No, no, è tutto a posto, non ho capito perché mi dice ancora pistone con biella che non va. Boh, vabbè, io comunque qui ti monto tutto, poi vediamo di riprovare il suo, a vedere un po'. Qui mi sembra che siamo a posto. Ok, perfetto. Allora, andiamo a montare tutto questo che non serviva poi neanche smontarli, però ho detto non si sa mai. Non si sa mai che non rompa i coglioni. Ok. Sì, questo qui neanche serviva secondo me, forse sì, no, forse sì perché è collegata al cambio. Perfetto. Ok, qui ci siamo. Vediamo un po' cosa possiamo montare ancora.
uscire, la riabbassiamo. Un fottuto casino. Ecco, di nuovo sbagliato qui. Modalità montaggio, porca puttana. Aspetta, non è che ho tolto il bullone lì? No, aspetta un attimo, qui stiamo avendo panico. Allora, uno, due. No, non l'ho tolto, non l'ho tolto. Allora, rimonta tutto. Anzi, aspetta un po', qui. Leva un attimo, c'è qualcosa che non quadra. Intanto monta, poi vediamo. Probabilmente non me lo dà ancora perché non ho montato tutto, quindi vediamo un po' di provare a montarlo e poi vediamo se mi dà il lavoro completato, perché se no è un maledetto. Se no la butto questa macchina, gliela do così. Mettiamo candela. Tappi delle candele che poi sono per l'accensione, però cioè pistone con biella me lo dà ancora rosso. Perché? Vorrei sapere perché. Vediamo fa. Io continuo il montaggio, poi vediamo se mi dice ancora che c'è qualche problema. Boh. Sinceramente non ho capito perché. Comunque io li monto tutto e poi vediamo. Vediamo un po', probabilmente perché non ho montato tutto, quindi devo un attimo vedere. L'unico modo è provare a montare tutto il pistone, io gliel'ho cambiato, non ho capito perché continua a dire che è danneggiato. Boh. Tutto qui davanti e poi vediamo. Cioè, ho smontato mille cose, ho smontato mille cose. Tutto questo, anche questo, l'alternatore, un sacco di cose. Gatto, sei più lento di maledetto, porca no. 50.000 bulloni. Questo è andato. Tiro il filtro, metti tutto di questo, radiatore che non serve un cazzo, smontarli però. L'ho tolto pensando che disturbasse però. Ultimi bulloni. Ok, questo messo, metti anche la batteria, metti anche questo. Niente, continua a dire che c'è un problema qui. Boh, sinceramente non ho capito perché. Non ho assolutamente capito, anche perché gliel'ho cambiato, vedete qui. Pistone con biella, stato 7%, gliel'ho cambiato, a meno che non glieli devo cambiare tutti, ma non credo, non credo, non credo, quindi è quello che non riesco a capire. Vabbè, fammi una cosa ragazzi, glieli cambio tutti e buonanotte, perché sennò qui non ne usciamo vivi proprio. Fanno così, va, sti cazzi. Sì, perché se no continua a dire che qualcosa che non quadra, quindi fammi una cosa e glieli cambio tutti.
andiamo a smontare tutto per l'ennesima volta, proprio per l'ennesima volta. Fai così. Già 3 volte gli ho smontato questa cazzo di colla, eh. Già 3 volte, sto maledetto. Cioè, non riesco a capire che cazzo ha. Cioè, mi dice ancora pistone con biella, ma io gliel'ho cambiato. Perché continua a dirlo? Stata così, non si può togliere, oltre questa merda di nuovo. Vabbè, fanculo. Prima o poi questi bulloni si consumano, la vetatura si spana, la vetatura, perché li sto svettando e vetando mille mila volte. Bene, 2 video per questa cazzo di macchina che sta facendo, perché non si capisce, un'ammazza. Solite candele che mi dimentico sempre. Allora, qui continua a dire che c'è il pistone della biella danneggiato. Io vorrei capire. Stato 100%, stato 80, stato 69, stato 66. Pistone con biella questo. E nel lavoro mi dice pistone con biella, appunto, rosso. Ho montato tutto e me lo dava lo stesso rosso. Vabbè, io te ne compro altri 2 e sti cazzi, che diamo fa? Famo così e ne usciamo così. Se no, non l'abbandono questa macchina. Allora, vediamo un po' dove cazzo è i pistoni. Allora, 1 e 2, perfetto. Questo qui, ce li butto e ti monto i nuovi. Che diamo fa? Montali nuovi, boh. Evidentemente vuole pistoni nuovi questo, che cazzo vuoi che ti dica? Montaggio, perché mi fa montare questi? Vabbè, mi fa montare prima la testata. No, è impossibile che mi fa montare prima la testata se devo montare i pistoni. Ok, perché? Sei rincoglionito, scusa. Pistoni non li metto, ne ho 2 lì, ma non li avevo neanche tolti allora, evidentemente. Sì, infatti non li avevo tolti. Allora ditelo, ma allora ditelo, cioè devo rialzare e smontare tutto. No, è un fottuto casino, l'abbandono questa macchina, ragazzi. L'abbandono. Cioè devo smontare tutto da qua sotto. Porca puttana, te schifosa. Mi ha rotto i coglioni, maledetta macchina. Fottuto casino. Allora, vediamo un po', eh. Dai, dammi il pezzo schifoso. Smonta questo cazzo di tubo che è in mezzo ai coglioni. Allora, vediamo un po'. Cioè, questo gliel'ho cambiato e me lo dà. I pistoni non me li dà. Pistoni non mi li dà funzionanti, quindi no, niente, devo smontare anche il coso del cambio, perché sennò non mi fa togliere niente. Insomma, è un fottuto casino. Vabbè,
dannata macchina schifosa. Cazzo, dov'è il pezzo? Allora, vediamo un po'. Adesso non mi fa togliere neanche questo. Mi fa togliere. Bene, 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 bene. Cosa abbiamo? Vediamo ancora togliere qui. Fottuto casino. Un fottuto casino. Vabbè. Schifosa, dannata macchina di merda. Adesso dobbiamo rialzarla per l'ennesima volta. Smontare tutto il coso del cambio, perché altrimenti non mi fa togliere niente. Non mi fa togliere i pistoni, perché è incastrato al cambio e tutto. Vabbè, 100.000 bulloni. Ok, va bene. Due video per questa piazza di macchina. Ma adesso la provo a montare i pistoni nuovi. Se non funge, abbandono il lavoro perché non so cosa cazzo è che ha. Allora, vediamo un po' cosa cazzo è che sei ancora incastrato. Non saprei. Proviamo a togliere i pistoni. Abbassa, proviamo a abbassare. Sì, adesso me le fa togliere. Allora, modalità montaggio, mettimi i nuovi. Cioè, hai pistoni nuovi, non è possibile che ti metti a dire cazzata adesso. Sì, pistone con biella, me l'ha dato, vedete? Fanculo, male. Poi la testata va montata, vabbè. Sei un bastardo, sì, fatelo dire. Sei un bastardo, maledetto gioco di merda. E quando così mi fa incazzare come una bestia, eh? Cioè, aveva il pistone al 69-60%. Non puoi dire che era guasto, non puoi dirlo. Cioè, anche questi qua, questo qui al 72. Sto bastardo, maledetto. Vediamo un po' se. Vedete, mi dà tutto fatto. Quindi adesso dobbiamo rimontare tutto. Va bene, va bene. Alla fine comunque era quello il problema. Ma immaginavo che comunque voleva i pistoni nuovi, anche se erano al 60%. Inutile. Certe volte ti frega così questo maledetto. Allora, dai, dobbiamo andare di nuovo sotto perché c'è da montare un botto di cose. La finiamo però questa macchina. Abbiamo praticamente smontata da cima a fondo. Vediamo un po' come cazzo è, perché non mi fa montare questi cazzo di cose. Modalità monta, ok. Perfetto. Adesso c'è solo la fase di montaggio, che ho tolto 1.000 pezzi, però ce la faremo, vai così. Ma se rincontro questo tipo di macchina così danneggiata, non la farò mai. No, è troppo lenta da riparare. E cazzo, la manda a fanculo. Ok, andiamo a montare tutto qui. Perfetto. Cioè, due video per questa cazzo di macchina assurda. No, ma più che altro perché il problema l'ho capito, ma se non lo cambi non te lo dà come buono, quindi falloso è quello. Anche se certe volte con un pezzo al 60% funziona, te lo dà. Qui non te lo dava, per quanto riguarda i pistoni no. Quindi ho detto famo prima, li compriamo tutti nuovi e buonanotte. E infatti è andata così. Allora, qui a posto. Questa ruota,
maggio. Mettiamo questo. Mettiamo anche questi qua, visto che ci siamo, anche perché questi comunque non serviva smontarli. Perfetto, allora qui siamo a posto. Adesso la riabbassiamo per l'ennesima volta. E andiamo con il montaggio di tutte le parti del motore, perché sennò non lo finiremo più. Non la finiremo più questa dannata schifosa macchina. Quindi adesso dovrebbe essere a posto, sì, per sicurezza la ricontrollo. Ah, non mi ha montato neanche il pezzo, bene bene, perché sono tornato indietro, benissimo. I bulloni che avevo messo me li ha tolti. Perfetto, anche questo. Tutto casino, con tutto casino. Questa è la prima macchina che trovo che ho avuto difficoltà, perché ho dovuto smontare non poca cosa. Ok, ultimi pezzi, dai. Più che altro ho smontato molto del motore, non per il resto non è molta la cosa che ho smontato. Ok, allora cosa manca? Questa cinghia, manca anche questo. Dai che ce la fammo, dai che ce la fammo. Metti, metti, questi cazzo di bulloni li ho fatti 40.000 volte, infatti, Alternatore. Mettiamo anche questo. Dividere un casino di esperienze e un casino di soldi per questo cazzo di lavoro, Allora, vediamo cosa manca. Ah, mancano le... qua le candele. Ok, se no il motore mai partirà. Mettiamo anche la bobina di accensione. Perfetto, poi cosa manca? Cosa cazzo manca? Vediamo l'inventario. Questo vendiamo. Questi qua li vendo, li ho appena cambiati. No, tutta questa cosa è... ah, questo qui manca. Allora vediamo un po', mi sembra che la devo rialzare. Qui c'è, dovrebbe essere qui, sì. Montaggio, che cazzo che manca? Perché non me lo dà? Non per i coglioni, dai. Che cazzo è che non mi fai mettere qui? Scusa. Vabbè, mettiamo questo prima, dai. Non per i coglioni. Metti tutto, va. Messo quel perno, ok, perfetto. Dai che ce la stiamo facendo, ragazzi, dopo due video questa macchina credo che sia pronta, penso proprio di sì. Cosa
cosa abbiamo? So. No, è nulla. Che cazzo vende? Allora. Sì, tutto dall'altra ruota. Andiamo. Metti tutto subito. Dai che ce la fammo. Dovrebbe essere a posto, eh? Dovrebbe essere a posto. Vediamo un po' dall'inventario se... Sì, è fatta. Vattene, vaffanculo, non ti voglio neanche più vedere. Che cazzo, cosa manca? Allora ho venduto qualcosa. Ho venduto qualcosa. Montaggio, c'è tutto qua. Completo, cosa hai che manca? Puttana di quella schifosa, cioè non è possibile. Ah, e come cazzo lo metto? Il filtro? No, se... Vabbè, forse abbassandolo dovrei riuscirci. Spero, credo di sì. Credo di sì. Il filtro del... Sì, del carburante, vai a fanculo. Ancora. Non c'è olio nel motore possibile. Ah, non c'è olio. L'olio? L'olio dove cazzo lo compro? L'olio. Tavolo riparazioni. Sì, qui c'è l'olio, ma non... degli attrezzi. Dove cazzo lo prendo l'olio? Scusa, dov'è? Dov'è? Dov'è l'olio? Attrezzi. Qui ci sono barattoli di olio, però non sinceramente non ho capito come cazzo prenderlo, come selezionarlo. Attrezzi per esame, attrezzi per riparazione, attrezzi generale, rimozione bulloni veloce, questi neanche me li dà ancora, punto upgrade disponibile 1. Cioè, dov'è l'olio? Dov'è l'olio? Porca puttana, dannata macchina, infinita, sei infinita. Questo è scarico dell'olio, riparazione garage, addirittura. Sono un casino di bottiglie di olio, ma non c'è l'olio per... Riparazione, sì, lo so già questo. No, non so, sinceramente non so dove sia l'olio. Non ho proprio idea. Non mi dà l'olio adesso, quindi... che non lo scatto le riparazioni e va bene, è uguale, è sempre la stessa cosa, sia qui che qui è identica, e olio qui non ne vedo adesso, non starò perdendo io, boh. Vabbè ragazzi, allora dai, direi che ci fermiamo qui, comunque vedrò di capire dov'è l'olio, lo cerco io e poi glielo metto, perché non è possibile questa cazzo di macchina. Comunque la provo a spostare. Negozio vernici, dai, spostala qui. Vediamo un attimo allora. Come cazzo controllo dell'olio? Questo è il controllo. Come cazzo glielo metto? Proviamo a togliere. Ah, ma vaffanculo, devo togliere il tappo. Ma chi cazzo lo... se lo ricordava, pensavo che dovevo prendere l'olio io. Vabbè. Ok, basta così. Dovrebbe
dovrebbe essere a posto, sì, comunque dovrebbe essere a posto, dai, vattene perché non ti voglio neanche più vedere. Mamma mia, 3.000 dollari, va bene ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Dopo centinaia di ore siamo riusciti a riparare anche quella macchina, quindi io vi ringrazio per aver seguito questo video, come sempre commentate, condividete, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate anche la pagina Facebook, Twitter, Google+, e noi ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da Danix0689.